Vi ringrazio innanzitutto. Buonasera a tutte e a tutti, ringrazio innanzitutto Transform per l'importante seminario e per l'invito. Io condivido l'impostazione della ricerca di Fausto Bertinotti e quindi questo mi permette appunto in 5-6 minuti di ricordare solamente, di alludere solamente a tre temi. Il primo è questo, io concordo con Fausto quando dice che non possiamo parlare in questo momento di un caso italiano. Ha spiegato perché. Io penso che il caso italiano, che ha delle sue specificità, è inserito all'interno di una situazione europea e internazionale. Tira forte, lasciatemelo dire così, il vento di destra, dalla Scandinavia ai paesi mediterranei, da est a ovest, ed anche nel suo centro franco-tedesco. Abbiamo visto anche le elezioni regionali tedesche 48 ore fa. Certo che vi sono le insufficienze storiche dei centri sinistra, le debolezze e gli errori anche delle sinistre radicali che hanno favorito questa terribile deriva, ma considerando anche l'eterogeneità nazionali dei diversi paesi in cui le destre estreme anche si affermano, non ci possiamo esimere da considerare alcuni aspetti fondamentali. Questi tenterò di ricordare molto brevemente. Innanzitutto vi sono gli aspetti di fondo, ed era il primo punto appunto dell'introduzione di Fausto, cioè la sconfitta del Novecento, la rivoluzione del capitale sia sul piano strutturale che sul piano tecnologico, e proprio per questo io penso, ed è il primo punto, diciamo, su cui concludo politicamente, un aspetto che penso che poi verrà discusso successivamente, io credo che per questo sia inutile in qualche modo pensare che questo vento di destra si possa sconfiggere, come dire, con una forma di arroccamento di tipo frontista o di palazzo contro in qualche modo i bisogni delle masse popolari. Io credo che allora dobbiamo risalire ad alcuni punti fondamentali all'interno di questa sconfitta di fondo che abbiamo subito e anche della mutazione antropologica che ne è derivato. Certamente, come diceva anche Pagliarulo, sono d'accordo, si è offuscata la memoria antifascista come antidoto alle ridefinizioni autoritarie e gerarchiche dei sistemi politici. Le due parole d'ordine su cui è nata la Società delle Nazioni dopo la Seconda Guerra Mondiale, mai più Nagasaki, mai più Hiroshima, eccetera, ecco, oggi in qualche modo non funzionano più come collante di una civiltà democratica. È cresciuto fortemente il culto della stabilità politica, appunto l'idea del governo, come prevenzione, dico, stessa del conflitto. Pensiamo all'Europa dell'Est, che è un caso emblematico. Nell'Europa dell'Est, dopo la caduta del muro, si è installato un autoritarismo che nega lo Stato di diritto proprio ontologicamente, che è fanaticamente atlantista, nazionalista e bellicista. Terzo punto che voglio sottolineare, pure questa è una domanda a me stesso, ovviamente, è una ricerca che dobbiamo fare. La crescita smisurata delle diseguaglianze sociali non si è affatto tradotta in una rinnovata spinta egualitaria. Qui c'è una grande sconfitta anche culturale del movimento operaio e anche di una parte del movimento marxista, non voglio tediarvi, della Seconda Internazionale, cioè cade il meccanicismo che tanto in qualche modo ha orientato anche parte di un marxismo in qualche modo volgare. Cresce una rassegnata accettazione di un immutabile stato di fatto, uno spaesamento, una paura che si presta appunto alla manipolazione politica, alla ricerca dei capri espiatori, pensate ai migranti, ai borderline, eccetera, che alimenta istituzionalmente il diritto del nemico, che affida all'uomo o alla donna della provvidenza il proprio riscatto. Crisi della rappresentanza, lo diceva anche Peppe De Marzo prima, e della legalità costituzionale.
Non sottovalutiamo i tentativi strutturali, territoriali, imprenditoriali che alimentano, ad esempio, giustamente Camilla poco fa ci parlava della transizione ecologica, che alimentano anche qui, è un punto su cui dobbiamo riflettere, che alimentano il vero e proprio interclassismo in Italia, ma non solo, in parte anche in Francia. Di questo si tratta, l'interclassismo che rifiuta la riconversione ecologica. Se vogliamo parlare di rapporti di massa, finalmente la sinistra di queste cose e di queste analisi dovrebbero interessarsi. Com'è che questo rifiuto alla riconversione ecologica, che noi vecchi ecologisti ricordiamo dalla metà degli anni 70, io non sono affatto giovane come Camilla, appunto, potrei essere suo nonno, e ricordo le prime lotte appunto antinucleari e così via. Ma qui il possessore squattrinato appunto di un vecchio diesel di paese, una sorta di Vandea vi è stata in Francia in alcune zone, accomuna appunto questo possessore squattrinato di un vecchio diesel agli operai che sono in ansia per il proprio posto di lavoro. Ricordo che all'Acna di Cengio nel 78 Fausto Bertinotti ed io prendemmo i sassi dagli operai dell'Acna, poi avemmo ragione, vincemmo. L'Acna oggi è un fiume nel quale si può fare il bagno, l'Acna di Cengio era il fiume più inquinato d'Italia, i sindacati gialli convinsero gli operai a buttarci i sassi mentre noi dal palco dicevamo riconversione ecologica, riconversione dell'occupazione, cose di cui oggi appunto giustamente parliamo e che dobbiamo rilanciare se vogliamo ricostruire appunto una sinistra. Perché? Perché esiste, terzo punto e vado a concludere, perché esiste uno stretto legame oggi fra egemonia del neoliberismo e l'impianto delle politiche repressive. Non è una cosa nuova, la sconfitta del capitalismo integrale nel controllo delle fabbriche, non voglio apparire eccessivo nel paragone, ma insomma sto parlando dopo il biennio rosso, Gramsci eccetera, quella sconfitta del capitalismo integrale portò parte del capitale avanzato italiano a fare l'accordo col fascismo, è già avvenuto in Italia. Io credo che in forme diverse, mutatis mutandis, non sono così rozzo nelle analisi, in qualche modo il punto più avanzato del neoliberismo italiano è, lo diceva credo Franco Russo e sono d'accordo, è la Meloni, anche a livello europeo, che mette insieme Draghi e mette insieme Orban. E questa è la novità rispetto a cui la sinistra è completamente scalzata, non riesce a rendere. E devo dirvi, passatemi una polemica a cui da costituzionalista appunto tengo molto, e mette insieme anche il Presidente della Repubblica Mattarella, che non è affatto garante a questo punto dell'interpretazione della legalità costituzionale. Mi assumo le responsabilità, l'ho già scritto, di quello che dico al microfono, perché la sua interpretazione bellicista e nazionalista dell'articolo 11 della Costituzione è incostituzionale. Lo penso io, che sono nessuno, ma lo pensa Gaetano Assariti, lo pensa Zagrebeschi, e quindi in qualche modo usciamo anche dalle ipocrisie. Diciamo che vi è un asse nazionalista, imperialista, atlantista, ossessivo che pensa alla vittoria e non più alla pace, che in Italia per la prima volta abbiamo avuto anche pessimi Presidenti della Repubblica, ma oggi dal punto di vista proprio politico regge anche sulla Presidenza della Repubblica come sull'intervento di Draghi che abbiamo sentito ultimamente. Non c'è nulla da fare? No, certo, Fausto dice la rivolta. Io credo che oltre la rivolta, e sono d'accordo, ma sto pensando a categorie organizzate, non puramente spontaneiste, movimentiste, ma di movimenti organizzati, penso alla GKN e al NOTAV, che credo che in Italia siano i punti più avanzati, ma ve ne sono altri. Ecco, io credo che in qualche modo noi possiamo tentare nella nostra sobrietà, con umiltà, con forze che sono assolutamente insufficienti, a volte mediocri, possiamo però tentare di alimentare idee nuove della politica di massa, cioè forme di confederazioni sociali in qualche modo, in cui nel rispetto delle differenze di ogni lotta e di ogni movimento in qualche modo si riescono a ricreare dei nessi, delle cerniere. Insomma, noi dovremmo essere in qualche modo federatori di queste istanze differenti, ma che vadano, e ho chiuso, nella stessa direzione. E chiudo dicendo
certo, è un aspro, come dire, è un programma di lungo periodo, non facendo solo movimentismo organizzato, certo la lotta di classe e l'immersione nel sociale è fondamentale, ma non facendo solo movimentismo organizzato, ma costruendo anche soggettività politiche che contro le destre ricostruisca anche un immaginario collettivo, un punto di vista. È importante questo, soprattutto oggi che c'è la Meloni al comando del paese, ricostruendo un immaginario collettivo, un punto di vista, una visione del mondo, una Weltanschauung, appunto, su cui il proletariato possa fondare anche un'idea di società alternativa mentre lotta, perché altrimenti, io temo, non ce la faremo. Ecco, questo è, a mio avviso, e vi ringrazio di avermi invitato, l'attualità del ritorno a Karl Marx.